Amici followers, salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto nel mondo di Manor Lords, un gioco che unisce la costruzione di città medievali con le battaglie in tempo reale ispirate a Total War, oltre a presentare un'economia complessa che richiede tempo per essere padroneggiata. Nella versione attuale di Manor Lords in accesso anticipato c'è solo una mappa disponibile e purtroppo ogni volta che inizierete una nuova partita vi verrà assegnata casualmente una posizione su di essa. Questo significa che potreste trovarvi accanto al barone nemico controllato dall'IA o dall'altra parte della mappa, influenzando negativamente la vostra esperienza di gioco. Nonostante possa sembrare fastidioso, vale la pena ricominciare finché non otterrete la posizione desiderata. Per i principianti, l'angolo sud-ovest della mappa sembra essere la scelta migliore. Prima di piazzare il primo edificio, è fondamentale esplorare l'area di partenza. Premendo il tasto C per aprire il menu costruzioni avrete accesso a diverse opzioni di mappa. Tra queste, due sono particolarmente importanti, la presenza di acqua sotterranea e la fertilità del terreno per coltivare il farro, una varietà di grano. Per ottimizzare la pianificazione del vostro insediamento in Manor Lords è essenziale considerare diversi fattori chiave. In primo luogo, assicuratevi di individuare un sito strategico che offra accesso a risorse vitali come l'acqua sotterranea per i pozzi e aree di massima fertilità per la coltivazione. È consigliabile piazzare le abitazioni vicino alle aree agricole, riducendo così gli spostamenti dei lavoratori e aumentando l'efficienza complessiva dell'insediamento. Inoltre è fondamentale pianificare una distribuzione equilibrata degli edifici chiave, come la chiesa, la taverna e il mercato, per garantire un accesso agevole a tutti gli abitanti del villaggio. Per quanto riguarda lo spazio abitativo, è consigliabile ottimizzare l'utilizzo delle aree edificabili, creando dimensioni adeguate che consentano l'alloggiamento di più famiglie e lasciando spazio per le estensioni posteriori, cruciali per lo sviluppo economico dell'insediamento. Questo è uno degli aspetti di Manor Lords che si distingue per la sua accurata rappresentazione storica. Invece di presentare una serie di edifici commerciali dove le persone lavorano per produrre merci, nel gioco molte famiglie si dedicano direttamente alla produzione di birra, all'allevamento di animali o persino alla fabbricazione di armi all'interno delle proprie abitazioni. La dimensione dell'estensione di solito non ha un ruolo cruciale, eccetto in un caso. Gli orti producono più cibo se hanno più spazio a disposizione, il che può essere un vantaggio strategico per garantire un surplus di cibo sin dalle prime fasi del gioco. All'inizio di una nuova campagna, il numero di lavoratori sarà limitato e ogni famiglia dovrà essere assegnata con attenzione a specifici compiti, senza margine per errori. I requisiti essenziali per mantenere l'insediamento in vita sono il combustibile e il cibo. Per quanto riguarda il combustibile, basta costruire un'area per i taglialegna nella scheda raccolta del menu costruzioni, preferibilmente in prossimità di una foresta, e assegnare una famiglia per iniziare a raccogliere legna da ardere. Allo stesso tempo è consigliabile erigere un accampamento di taglialegna, poiché il legno sarà necessario per costruire ogni altro edificio, evitando così di esaurirlo prematuramente. In questa fase iniziale è opportuno assegnare una famiglia al taglio della legna, poiché le risorse umane disponibili non sono ancora sufficienti per avviare l'agricoltura. Le opzioni alimentari sono pertanto limitate, ma è consigliabile esplorare attentamente l'area circostante alla ricerca di animali selvatici e bacche. Nel caso in cui si identifichino abbondanti depositi di tali risorse, evidenziate da una corona sull'icona corrispondente, si raccomanda di focalizzarsi su di esse. È importante tenere presente che le bacche diventeranno inattive durante l'inverno, ma ritorneranno in primavera, mentre gli animali selvatici possono essere cacciati durante tutto l'anno, con la necessità di regolare il limite di caccia per evitare il sovrasfruttamento della popolazione locale. Scegliendo tra la raccolta di bacche e la caccia, è consigliabile assegnare temporaneamente una famiglia all'approvvigionamento alimentare, evitando di tentare di gestire entrambe le attività contemporaneamente. Ciò consentirà di mantenere due famiglie libere, che potranno essere impiegate per svolgere compiti logistici, quali il trasporto delle merci e il supporto alla costruzione. Successivamente è essenziale stabilire un piccolo granaio e un magazzino, elementi fondamentali per la conservazione delle derrate alimentari e delle provviste, al fine di proteggerle dagli agenti atmosferici e da eventuali perdite. Per sintetizzare, è cruciale assegnare una famiglia al taglio della legna, una alla raccolta del legname, una alla produzione di cibo e due a mansioni assegnate. Ogni variazione da questa distribuzione potrebbe causare significative complicazioni prima dell'arrivo del primo inverno, pertanto si consiglia di mantenere questa proporzione fino all'incremento della popolazione. Una strategia alternativa per integrare la produzione alimentare senza richiedere l'impiego di un'intera famiglia consiste nell'upgrade degli appezzamenti di terreno con pollai e orti.
È opportuno procurarsi almeno due di ciascuno nel minor tempo possibile e costruire estensioni residenziali per ospitare una modesta produzione di uova e verdure, oltre a fornire spazio per un totale di 8 famiglie. Si raccomanda di evitare l'allevamento di capre, in quanto non contribuiscono alla produzione alimentare. Dopo aver stabilito una solida base, il focus principale dovrebbe essere quello di attrarre nuovi abitanti e potenziare gli appezzamenti di terreno a livelli più avanzati. Questo processo sbloccherà nuove produzioni e darà inizio a un flusso di reddito passivo per l'intera regione. È fondamentale comprendere che, nonostante un alto livello di approvazione, la mancanza di spazi abitativi può rappresentare un ostacolo significativo, pertanto è consigliabile continuare a costruire nuovi appezzamenti di terreno ogni volta che quelli esistenti si riempiono, mantenendo un equilibrio per evitare il sovraffollamento. Un modo efficace per migliorare il benessere dei cittadini è la costruzione di una chiesa in legno, un requisito indispensabile per l'evoluzione degli appezzamenti al secondo livello. Un altro prerequisito è la presenza di un mercato, con almeno due tipi di cibo e un tipo di abbigliamento disponibili. L'allestimento del mercato avviene automaticamente una volta selezionata l'area designata. Parallelamente, è consigliabile assegnare nuovi arrivati alle raccolte di bacche o alla caccia, a seconda delle risorse non sfruttate inizialmente. Inoltre, è il momento propizio per la costruzione di estensioni sul retro con recinti per le capre, che, combinate con la caccia, generano pelli, trasformati in cuoio tramite una conceria, soddisfacendo così le esigenze di abbigliamento di base. È essenziale monitorare costantemente il progresso degli appezzamenti e fornire quanto necessario per consentire loro di salire di livello. Quando si visualizza l'icona verde, è possibile procedere all'aggiornamento al livello successivo. Consultando il nome dell'insediamento, si possono ottenere informazioni sulle condizioni per raggiungere il livello successivo. Inoltre, ad ogni livello di insediamento ottenuto si riceve un punto di sviluppo. Tuttavia, è importante pianificare attentamente come utilizzarli, poiché non sarà possibile sbloccare l'intero albero di sviluppo nell'Early Access. Pertanto è consigliabile ponderare in anticipo le priorità e gli obiettivi da perseguire. Infine, affrontate prontamente i campi dei banditi non appena compariranno, poiché diventeranno sempre più pericolosi se ignorati. Organizzate una milizia dall'apposita scheda e affrontateli tempestivamente. Nel caso si tratti della prima partita, è possibile utilizzare le impostazioni per garantirsi un periodo di pace iniziale, che offre il tempo necessario per stabilire le fondamenta economiche e difensive dell'insediamento. E questo, ragazzi, è tutto per il video di oggi. Spero che questa guida possa rivelarsi utile per voi nelle vostre future sessioni di Manor Lords. Come sempre, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale. Grazie come sempre per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!